Apritemi Schiesari? Alessio? Sì. Dove sei esattamente? Vedi il cartello, tampone per Covid-19, sono all'ex ospedale Forlanini di Roma. Guarda, questa è la fine della fila delle persone che sono state convocate per una maxi indagine epidemiologica perché avevano avuto contatti, poi ti faccio capire meglio cosa significa, con la clinica San Raffaele da cui ci siamo collegati poco fa. Allora adesso con grande attenzione cercando di rispettare la privacy delle persone. Quelle macchine lì sono solo quelli che hanno avuto contatti, non è che io mi metto in macchina, arrivo lì e mi fanno il tampone. Esattamente. Pensa che le persone che vengono tamponate ora, ti fa vedere Salvatore sotto la pensilina, sono qui dalle 11 di questa mattina in fila in attesa per l'appunto di venire testate. Qui si fanno i tamponi e invece nell'altra tensa struttura della protezione civile che ti fa vedere adesso Salvatore, quella azzurra, vengono realizzati i test rapidi, quindi c'è per la prima volta un'indagine epidemiologica su larga scala, si arriva almeno a 1200 persone. Tutte le persone che sono entrate sono passate, hanno avuto contatti diretti con persone che sono passate dalla clinica San Raffaele dal 14 di maggio ad oggi, 1200 persone, tampone e test rapido. Intanto ti faccio conoscere Giuseppe Quintavalle, che è il direttore dell'ASL 3 di Roma. Forse ci possiamo girare, direttore, mi perdoni. Eccoci qui, ti posso dare un dato in esclusiva, abbiamo detto poco fa che erano 37 persone risultate positive alla clinica, nella clinica San Raffaele, il dato appena aggiornato, ce l'ha appena dato il direttore, sono 42 persone, si aggiungono altri 5 positivi. Va. Da dire non nella clinica perché sono 24 positivi ricoverati, poi ci sono alcuni operatori sanitari e, importante, molti contatti di operatori sanitari e di pazienti. Quindi questa operazione che stiamo facendo, fortemente voluta dal nostro assessore, dalla Regione Lazio, mira, come diceva prima il collega, il vostro collega, a unire test di sieroprevalenza con tamponi e in questo modo lo faremo a tutti. Abbiamo iniziato dal 14 maggio ad oggi, poi andremo a ritroso e sono circa 1800, ma io mi aspetto molti di più perché ci sono molti contatti. È importante partecipare, è importante e devo ringraziare tutta la popolazione, la cittadinanza, perché ha aderito talmente tanto a partecipare che noi questa mattina ci siamo trovati in un attimo di difficoltà. Allora, no, fermiamoci un attimo però, perché io voglio chiedere l'aiuto del professor Morrone. Intanto, e questo è il modo che abbiamo migliore di fermare un focolaio, cioè quello, quando scopriamo che c'è un focolaio, di andare indietro nel tempo e di fare una mappatura vera di tutti quelli che possono essere entrati in contatto, perché sì, io questo dobbiamo capisco, andare no? indietro a ritroso e cercare di tracciare tutti i contatti che hanno avuto quelle 45 persone. Che oggi, al momento, appunto, ci diceva Alessio, stamattina abbiamo iniziato dicendo 37, siamo già a 42, perché poi arrivano via via i risultati di tutte le persone che vengono contattate e diciamo tamponate, se tamponate, o che fanno il test sierologico, se fanno il test sierologico, è così? Esatto, ed è corretto fare sia il tampone, perché così sappiamo se è in condizione di contagiare o meno, e sia il test sierologico, se anche se è rapido, il virus oppure no. Poi sarà opportuno fare anche il test di sieroprevalenza dal prelievo, ovviamente venoso, per la titolazione anticorpale, ma è un'operazione che sicuramente lo stanno iniziando a fare. Alessio, torno da te. Sì, Cristiana, mi senti? Sono qui appunto con Quintavalle, quindi qual è il protocollo che avete seguito per convocare queste persone e che cosa succede adesso a queste persone che stiamo... Allora, il protocollo è molto semplice, sono stati contattati telefonicamente o tramite SMS. E cosa succede? Prima di tutto si fa il test di sieroprevalenza, tutte le persone positive saranno sottoposte a tampone e, come è già stato detto, questo ci dà un quadro importantissimo in un momento anche delicato quale quello, diciamo, in cui ci troviamo, perché in questo momento stiamo delineando
Quello che abbiamo fatto ha funzionato o non ha funzionato, al di là del cluster che abbiamo detto essere stato, diciamo, all'interno di un istituto, ma è qualcosa che va oltre. Stiamo parlando anche dei contagi a casa. Quintavalle, la fermo di nuovo perché voglio sentire anche l'opinione dei miei ospiti.